Carlo, hai qualcuno al tuo microfono? Nesti? Sono collegato, Bruno, mi ascolti? Io ti ascolto bene. Infatti ci sono già due ospiti che sono Stefano Racconi ed Elsa Ramazzoli, che non è soltanto un cantante successo e uno splendido cantante della nazionale dei cantanti, ma un grande tifoso bianero. Subito una battuta da entrambi, vedendo che Tacconi nella Juventus è stato la bellezza di 9 stagioni e ha conquistato 5 trofei internazionali. L'hai vissuta da juventino ancora o da genoano questa finale? Sì, il giocatore è sportivo, perché vincere una coppa so quanto vale, quanto possono essere felici i miei ex compagni o colleghi. Credo che per vincere una coppa ci vuole gruppo e non singoli, come si può dire. Credo che sia una soddisfazione enorme. È possibile un confronto fra questa Juventus e la tua? Confronti non è che si possono fare così facilmente. Diciamo che da come ho visto questa partita qua a Torino, quella di Borussia, credo che sia stata la finale più facile, credo. Quindi tutto sommato, paradossalmente, la squadra, la versione juventina più discussa e poi quella che è riuscita ad addomesticare meglio una finale europea. Beh sì, diciamo che è un calcio diverso da quello che giocavo io, un calcio in cui ci sono pochissime squadre che possono competere, però credo che il tifo della Juventus abbia dato questo trofeo dopo un anno un po' così. Un attimo solo, mentre rivediamo i gol, c'è, mi pare, Franco Costa che vuole la linea. Dimmi, Franco. Avevo a Obaggio, ma adesso l'avevo... in questa confusione l'avevo perso. Hai perso Baggio, bene, noi intanto abbiamo ritrovato il gol, il primo gol di Dino Baggio. Allora Carlo, vai avanti, mi pare che Eros ha un messaggio da lanciare, no? Adesso è arrivato anche un giocatore della Juve, protagonista della partita con tanto di bandiera, Roberto Galia, e credo che giustamente la cedenza va a lui. Galia, un successo largamente meritato per una squadra, dicevamo prima con Tacconi, che pure è stata molto discussa in questa stagione, più che altro per il rendimento espresso in campionato. Ma sicuramente ha avuto gli attenzioni, però alla fine avevamo queste due coppe, una dovevamo riuscire a vincere, ecco. Direi che la squadra ha potegato l'andata questa vittoria e oggi forse è stata più la formalità. Tu avevi vissuto tra l'altro anche la Coppa UEFA vinta con Zoff. Prima ho chiesto un confronto a Tacconi, ma per Tacconi la gamma di personaggi era più ampia perché ha giocato con i Platini, con Boniek. È possibile un confronto con la Juve, che è quella molto ricca di determinazione di Zoff? Sì, sicuramente è stata un'annata un po' strana quella di Zoff. Forse avevamo gente meno tecnica, ma molto più gentile, molto più volenterosa, nei suoi aspetti. Siamo riusciti a vincerla magari con avversari meno forti, però sicuramente per la forza e la volontà che ho avuto quell'anno sono riuscito a fare in porta per la Coppa UEFA. Io faccio i miei complimenti a Galia per tutta l'abnegazione che ha dimostrato nella sua carriera, non soltanto bianconera, ha vinto anche le perplessità di certi tifosi, di qualche critico, e chiedo a Bruno se posso andare avanti con Ramazzotti. Sì, anche perché Ramazzotti mi pare deve fare un annuncio importante, lui tifoso juventino sarà particolarmente contento, ma c'è un appuntamento alla favorita di Palermo, mi pare, vero Eros? E infatti adesso lasciamo che Eros torni nei panni non tanto più di cantante ma di calciatore. Beh, giochiamo il 2 giugno alla favorita, appunto, nazionale italiana cantante contro i piloti. Ci mettiamo così, facciamo un po' i calciatori, anche se il nostro mestiere è un'altra ecco cosa. Mi pare, Eros, appunto la... sì. Mi pare, Eros, che poi è da sottolineare soprattutto il fatto che voi con queste vostre esibizioni siete riusciti a raccogliere per beneficenza delle cifre davvero enormi, vero? Sì, facciamo molta fatica a stare in piedi e per questo noi della Nazionale dei Cantanti ringraziamo l'Acqua Vera, che ci ha dato la possibilità di andare avanti per questa partita e per altre cose. Speriamo che la gente ci segua sempre. Molto bene, io vorrei tentare ancora un collegamento con Piazza San Carlo. Intanto vai pure avanti, Carlo, tu con la tua... Sì, ti passo la parola a lui. Adesso chiediamo a Eros un giudizio sulla partita di questa sera, perché fino adesso l'abbiamo visto in dimensione di giocatore, ma lui come ha visto la Juve stasera? Il cantante l'ho vista molto bene. Beh, sai, il 3-1 dell'andata ormai lasciava nessuna speranza ai tedeschi, e tra l'altro non erano in formazione tipo, e poi voglio dire, non hanno giocato benissimo. Comunque grande Juve, forza Juve, forza Italia.
Adesso Tacconi, c'è qualche cosa che vuole dire all'ex compagno di squadra Galia, che è un po' il simbolo di questa Juventus in chiave determinazione, in chiave agonistica, in chiave carattere. Non sentiamo Tacconi. Stefano, mi sentite? Stefano, devi parlare dentro il microfono, Stefano. So. Dentro riesco, non riesco ad aprirlo, dentro non riesco. Dicevo che Roberto è stato fischiato tante volte dai tifosi, però ha sempre dimostrato il suo valore, il suo attaccamento e quella voglia che ha sempre di giocare sempre al massimo. Forse lui è più fortunato di me, che ne ha vinte due di Coppa, io ne ho vinto solo una di Coppa UEFA, credo che la mia gioia è partecipe a loro. Veramente. Secondo te, da osservatore adesso esterno, è vero che questa squadra è Baggio dipendente? Perché qualche volta si è parlato di una squadra che sul piano organizzativo ha determinate lacune che vengono compensate dalle straordinarie giocate di Roberto Baggio. Ma visto stasera Baggio? Beh, diciamo che, come ho detto prima, quando raggiungono dei successi credo che sia il collettivo, perché i singoli fanno ben poco, sì, fanno il loro dovere, fanno i gol importanti, però credo che dietro tutto questo ci debba essere un collettivo affiatato, se no non si riesce sicuramente a vincere. Io non ho mai visto una squadra vincere per un singolo, basta guardare Platini, ogni finale che abbiamo fatto non è che sia stato il massimo. Naturalmente Bruno, Costa mi potranno interrompere quando lo faranno, io vado avanti ancora con gli ospiti. Sì, abbiamo un minuto, velocissimo, una battuta. D'accordo. Roberto, dai. Allora, una battuta ora giustamente, Eros Cipirai e lui stesso ad avallare per uno dei protagonisti di stasera, Roberto. Galia, questo Trappattoni, anche sto Boniperti, due personaggi che erano molto discussi fino a due. Tutto sommato è una rivincita anche per loro, no? Sì, sicuramente avevano buttato molto su questa squadra, quindi non riuscire a vincere niente quest'anno, dove ho speso tanto per i tifosi, per i juventini, era difficile. Ecco. Sicuramente sono i risultati che danno morale, danno una spinta. Ecco. Sono stati quei due mesi dove la squadra non si preveva al massimo, però danno fiducia ai ragazzi, a noi stessi. Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo dimostrato che abbiamo scelto giusto, sia il presidente che l'allenatore. Benissimo, grazie siamo Carlo, siamo in chiusura, complimenti ancora a Galia, ciao Stefano, ciao Eros. Io in chiusura ribadisco che la Juve ha conquistato la Coppa della UEFA, Coppa UEFA, mentre vedete che in piazza San Carlo continuano ancora i festeggiamenti, 3-0 il risultato di questa sera. E si sposa bene questa vittoria con l'iniziativa di Video Rai, che con i più grandi ricorda i migliori giocatori bianconeri degli ultimi 20 anni e i grandi successi della Juve. Juve dunque che dopo il Parma, che ha conquistato la Coppa delle Coppe, conquista la Coppa UEFA, ora per calcio italiano manca la Coppa dei Campioni. Auguri al Milan, complimenti alla Juventus, a voi tutti grazie per la cortese attenzione, grazie anche ai numerosi colleghi che hanno lavorato con me questa sera, regista del quale è tutto, la linea allo studio.